Precampionato della squadra. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Partita amichevole. Pochi istanti ancora, poi il calcio d'inizio di una gara che si preannuncia assolutamente da non perdere per chi ama le emozioni del grande calcio. Quale delle due squadre riuscirà a imporre la propria supremazia? La risposta a breve. Squadra in campo oggi sul terreno dell'MKM Stadium di Hull. Tribune gremite, vigilia caratterizzata da molta attesa e curiosità per questa sfida. Vi do il benvenuto anche da parte di Lele Adani che mi affiancherà per il commento tecnico. Gara preceduta da molte aspettative, vedremo se verranno rispettate. Sfida tra Hull City e Fiorentina. Ben ritrovato Pier, a te gli amici all'ascolto. Ne abbiamo commentate di partite insieme e tante ci hanno regalato grandi emozioni e spunti di interesse. Io sono sicuro che questa non farà eccezione. Questa è la formazione con cui scendono in campo. Hanno scelto di partire con un atteggiamento prudente dietro, ma senza rinunciare ad attaccare. Probabilmente ai due esterni offensivi saranno richiesti compiti di copertura nella fase di non possesso. Diamo un'occhiata alla formazione con cui scende in campo la Fiorentina. Barak insieme a Mandragora nella zona centrale del campo. Davanti hanno optato per Ken come unico attaccante. Pericolo, palla persa. Attenzione a una possibile opportunità per il vantaggio. L'ha messa dentro Ken con la freddezza di un veterano, anche se sulla carta d'identità c'è scritto 28 febbraio 2000. Efficace qui il pressing, come possiamo vedere dalle immagini, perché il lavoro corretto è quello di tutta la squadra nel recuperare palla e trovare il varco giusto per battere il portiere. Sembrava già dentro, decisiva qui la deviazione. Prima frazione che sorride agli ospiti che possono andare a riposo in vantaggio. Ancora poco da giocare. Match segnato da un grande equilibrio. Nessuna delle due squadre ha evidenziato una netta superiorità. Lo dimostra il solitario gol di margine. Partita che a mio avviso, Pier, molto probabilmente sarà decisa dagli episodi. Devono approfittare di ogni distrazione avversaria se vogliono chiuderla nel primo tempo. E per farla decidere dagli episodi devi condizionarli. Il duplice fischio dell'arbitro e dunque si chiude il primo tempo. Prima frazione positiva per Moise Ken, i compagni spesso si appoggiano a lui, sanno che è una soluzione sempre interessante. Può essere soddisfatto della sua prova, ha chiuso avanti la prima frazione grazie al suo gol e a parte questo si è dato parecchio da fare. Prima dell'inizio del secondo tempo vediamo le statistiche della partita e le valutazioni dei giocatori. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. È pronto ad entrare in campo. Barak. Pallone che è terminato sul fondo, cross sprecato. Rosso che complica ulteriormente le loro possibilità di rimonta. Il tecnico non sarà per nulla contento. Si è fatto cacciare proprio quando la squadra aveva più bisogno di lui. Ecco come non si calcia una punizione. Match che sta per finire, un'altra occasione per acciuffare il pari. Prova il tiro. Palla ancora in gioco, pericolo. Parata facile questa. Da sottolineare invece la parata di qualche istante fa. Ha salvato letteralmente la propria porta con un intervento da campione. Sembrava già battuto. Squadra in vista del traguardo con gli ospiti che devono ancora resistere per portarsi a casa questa vittoria. Devono resistere ancora un po' prima di festeggiare questa vittoria e dimostrare di essere più forti anche delle fatiche, Pier. Ultimo disperato assalto nel tentativo di pareggiare. Cross rivedibile, palla che termina. Finisce la partita, musi lunghi
si aspettavano un altro risultato. L'espulsione certamente ha inciso, ma lei le potevano fare qualcosa di più? L'inferiorità numerica è stato un handicap, su questo siamo tutti d'accordo, Pier. Difficile dire come sarebbe finita 11 contro 11 e capisco anche i malumori dei tifosi, vorrebbero vedere sempre la loro squadra vincere. Io però sinceramente punterei più il dito sulla prestazione che sull'arbitraggio. Andiamo a vedere i dati della partita e chi è stato il migliore in campo. Se ti è piaciuto questo video metti un bel like ed iscriviti al canale. Arrivederci al prossimo episodio.